il silenzio è assordante, quindi è una risposta. Sì, avevamo un coordinatore. Come istituto, come studiosi, e ci sentiamo un po' un Giano bifronte, che da un lato studiamo il precariato come oggetto di analisi e dall'altra lo viviamo sulla nostra pelle come vittime. Ora, questa condizione ve la posso raccontare io, che ho vissuto 17 anni come precaria all'interno di questo istituto, quindi so bene quale tipo di contraddizioni, quale angoscia crei e quanto sia difficile anche, per esempio, trattare il tema del precariato in modo distaccato da ricercatore e da scienziato sociale. Io ero abituata, nel senso che dopo 17 anni, come dire, si considera normale essere precari. Tutti i ricercatori purtroppo in questo paese sentono che la propria condizione di precariato è la normalità. E invece, per un accidente storico, nel 2007 arrivano gli ispettori. Voi sapete benissimo che l'ispettoriato territoriale del lavoro altro non è che un'antenna territoriale del Ministero del Lavoro, proprio quell'ente che ci sorveglia. Iniziano le visite ispettive. Queste visite ispettive avvengono in due momenti diversi, nel 2007 e poi nel 2010, come dire, avvengono prima e dopo che queste persone, queste 210 persone, fossero, come dire, vivessero il passaggio da collaboratori, da finti collaboratori di ordinari e continuativi a contrattisti a tempo determinato. Il loro contratto scadrà il 31 dicembre 2013. Che cosa rilevano questi ispettori? Rilevano che all'interno di questo istituto si è utilizzato in modo non genuino il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, perché in realtà nelle modalità organizzative quello che emergeva è che di fatto erano lavoratori subordinati dal punto di vista, come dire, immaginate la situazione peggiore, vivevano i doveri di un lavoratore subordinato, ma dal punto di vista dei diritti erano dei collaboratori sostanzialmente esterni. Ora, la cosa importante è che l'accertamento, il verbale unico di accertamento, che è, come dire, il documento finale di tutte queste visite e che ricomprende in qualche modo sia l'esito dei verbali interlocutori realizzati attraverso le interviste ai nostri 210 colleghi, più i verbali interlocutori ovviamente con la controparte, quindi con i dirigenti, più tutto il materiale di natura documentativa dal punto di vista amministrativo. Tutto, come dire, sulla base di questo capitale informativo viene redatto questo verbale unico di accertamento in cui l'ispettorato conferma il fatto che 210 persone sono state vittime in qualche modo di questa, di quella che la Fornero chiama la flessibilità cattiva, tradotto contratti di lavoro non genuini sostanzialmente. Io entro in questo istituto nel luglio del 2001 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il primo contratto durava 6 mesi. Beh, nel 2008, dopo 8 anni e dopo 9 contratti, uno successivo all'altro, era ancora un collaboratore, era ancora dentro una cattiva flessibilità, era ancora uno sfruttato. Da subito, entrato in questo istituto, mi danno una postazione, una scrivania, un computer, un telefono, devo concordare le ferie con il mio dirigente. Se arrivo in ritardo vengo chiamato a casa, cioè io sono dipendente di questo istituto, vengo però con contratto di collaborazione di Cococò, in realtà non dovevo neanche venire in ufficio e mi si dà, diciamo, ricevo email quotidianamente, mi si manda addirittura a gestire consulenti in giro per l'Italia e a rappresentare l'istituto come consulente del Ministero del Lavoro, non incontrando dirigenti della formazione del lavoro, ma incontrando assessori. Cioè io vado a incontrare assessori come dirigente, come dipendente, come un impiegato avendo un contratto di Cocò, in una situazione completamente di debolezza, perché ero un dipendente però non con i diritti di dipendente. Io sono stata, in quanto responsabile di alcuni aspetti della segreteria della mia area, anche l'interlocutore dell'amministrazione centrale dell'ente per alcune procedure che erano quotidiane, che implicavano la mia presenza giornaliera e che facevano sì che quando mancavo dovevo comunque coordinarmi con i miei colleghi, anche loro a contratto a progetto, perché anche la nostra segreteria era composta di 4 collaboratori e un solo tempo indeterminato, quindi ci dovevamo comunque
mettere d'accordo fra noi per garantire una copertura. Ci facevamo i contratti da soli, eravamo i referenti per l'amministrazione centrale e non solo, appunto era comunque un'area costituita quasi del tutto da precari, perché eravamo quasi nella totalità collaboratori o tempi determinati. Nel 2008 partecipo ad un concorso pubblico, aperto, anche all'esterno, supero una selezione con esami, valutazione di pubblicazione e di curriculum e ottengo un contratto da precario di 5 anni, quindi passo da cattiva flessibilità, quindi da sfruttamento, a precario. Finalmente nel 2007 arriva l'ispettorato al lavoro, vediamo un barlume di speranza, crediamo nelle istituzioni di questa Repubblica perché l'ispettorato al lavoro riconosce questa situazione nei verbali, cioè riconosce i miei diritti, io chiedo i miei diritti, rispetto dei miei diritti, le ingiustizie che ci sono state e oggi come mi ritrovo? Dopo questo barlume di speranza mi trovo disoccupato e non solo, mi trovo a lavorare per un istituto, per un ente che dentro i tribunali cerca di non far riconoscere quei diritti che lo stesso Ministero del Lavoro, quindi che lui stesso mi ha riconosciuto. Questo verbale unico, i nostri colleghi e tutti noi, anche noi stabilizzati, ci aspettavamo che, come dire, fosse in là per una reazione da parte del Ministero del Lavoro e dell'ISFOL, quindi immaginavamo di aprire, come dire, un momento di conciliazione, di riflessione insieme, assolutamente. E l'atteggiamento da parte dell'ISFOL e noi alla fine diciamo da parte del Ministero del Lavoro, vi spiegherò poi perché in questo istituto controllato e controllore sostanzialmente coincidono, ci aspettavamo questo e invece la reazione è stata da parte del nostro istituto quello di impugnare questo verbale unico di accertamento cercando appunto facendo ricorso. Per nostra fortuna la direzione regionale del lavoro rigetta questo ricorso e dunque il documento procede il suo iter e giunge in INPS. L'INPS a questo punto inchioda l'istituto al pagamento dei versamenti contributivi ai nostri 210 colleghi, fermo restando che purtroppo per l'istituto della prescrizione queste persone si vedranno, come dire, corrisposti i versamenti contributivi di soli 7 mesi di lavoro. Qui c'è gente che ha vissuto in una condizione di cattiva flessibilità anche per 12-13 anni. E oggi mi ritrovo sull'orlo della disoccupazione, dopo aver lavorato 11 anni ed essendo stato sfruttato 8 anni da questo istituto. Io oggi a 36 anni, entrata a 28, dopo 8 anni di contratto, vorrei vedere di fronte a me un percorso che mi consentisse ancora di sviluppare le mie competenze, di crescere e di essere utile per il Paese. Mi ritrovo invece che dopo 8 anni di lavoro, o come diceva Massimo, altri colleghi, ancora molti di più, che invece di avere la prospettiva che ha avuto comunque Viviana, di avere la possibilità di essere stabilizzata, o almeno il riconoscimento del lavoro fatto, probabilmente sarò a casa. Questa riforma del lavoro che il Ministro ha previsto, nel caso della mia situazione, vogliono armonizzare il privato al pubblico, cioè nel caso di contratti di collaborazione che nascondono false dipendenze, e lo dico al Ministro, prevede l'immediata assunzione a tempo indeterminato, e lei non lo fa neanche nei suoi enti. E concludo solo con un'affermazione brevissima. Guardate che la mia situazione umana, quella dei miei colleghi, sta diventando un'emergenza neanche più generazionale, ma veramente nazionale e generale, una vera e propria situazione esplosiva. Grazie. Grazie Massimo. Francesca.